Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 15 giugno. Sì, forse ho esagerato un po', nessuno ormai ci può più fermare. Perché ho esagerato? Ho esagerato perché ieri quel comunicato della commissione francese sui club professionistici ha scritto aucune mesure, non c'è alcuna misura contro il club, riferendosi al Lille, par dal DNCG, cioè quindi non ci sono state misure restrittive nei confronti del Lille. Facciamo un po' tutti il tifo per il Lille perché vogliamo o volevamo che il Lille potesse avere il mercato libero negli acquisti, beato il Lille, ma soprattutto nelle vendite, speriamo, beato il Milan. E dunque stavo appunto dicendo, non, nessuno ci può più fermare, perché adesso mi auguro che si possa affondare, parlare chiaramente con il club per i due nomi. Dopo Maignan e Leao, il Milan proprio nel Lille ha individuato altri due giocatori uno di grandissima prospettiva, Botman, l'altro giocatore affermato. E quando ieri ho parlato con Joël Domeneghetti, il mio collega dell'equipe, le sue parole mi sono risuonate dolci. È un'opinione del collega, ma quando però ve la riferisco perché voglio che vi risvegliate anche voi mettendo del miele di acacia in bocca. Il collega Joël Domeneghetti mi ha detto: "Guarda, secondo me nel campionato francese dopo Mbappé, ovviamente, il più forte è Renato Sanchez." Mi ha detto: "L'unico problema è un po' diciamo, la situazione muscolare che a volte lo costringe a fermarsi a causa di infortuni, ma è un giocatore straordinario." D'altra parte, con tutto rispetto per Joël Domeneghetti, era l'impressione che avevo colto io. Non solo quando il Milan è stato sconfitto 3-0 dal Lille nella sfida di Europa League, ma soprattutto anche nelle più recenti sfide tra il Lille e il Chelsea, dove nella partita di andata il giocatore del Lille, Renato Sanchez, era stato straordinario per presenza, per classe, il suo totale modo di interpretare il calcio in tutti i fronti offensivi e di centrocampo. Giocatore che era dovunque, mettendo in campo qualità, fisicità, determinazione. Ecco perché è un giocatore che ci riempirà gli occhi. Sanchez ci riempirà gli occhi. Non è facile dimenticare un giocatore come Kessié, il presidente, ma sono sicuro che Sanchez riuscirà a rendersi subito importante nella manovra e soprattutto a diventare un idolo dei tifosi. Quindi forza con Renato Sanchez, che è un giocatore che può giocare a centrocampo con Tonali Benasser e può giocare come numero 10 con fisicità e forse un pizzico di qualità rispetto al nostro buon presidente Frank Kessié. E abbiamo parlato di Renato Sanchez. Signori, non abbiamo tanti altri nomi, però ci sono sempre delle evoluzioni. Adesso il fatto che Lille possa operare sul mercato, ecco che dobbiamo sottolinearlo e sperare in questa accelerazione. Non solo, ormai sembra assodato che il Newcastle stia incominciando a capire che, nonostante le offerte importanti al Lille, il giocatore Botman non voglia andare nel nord dell'Inghilterra. E intelligentemente, un club che cerca un giocatore e capisce che il giocatore non, non
non abbia il totale gradimento per la sua destinazione futura, vedi Newcastle, tanto vale lasciarlo libero, perché non ci sono le motivazioni, non c'è la voglia, non ci sono gli stimoli se un giocatore non desidera una destinazione. E dunque, forza, forza, ho detto nel mio titolo, acceleriamo le operazioni anche per quello che riguarda Botman. Altro nome detto e ridetto e ridetto. Mi auguro nelle prossime ore, nei prossimi giorni, di avere, non è facile, qualche orientamento circa le date degli arrivi, sperando che arrivino. Spero che mi dicano che la situazione a Lille permetta di approfondire, di affondare il colpo, di approfondire la situazione. È quello che io sinceramente mi auguro per partire bene il 4 luglio. Poi, attenzione, sapete, ve l'ho detto più volte, che in maniera epidermica, più che razionale, vorrei proprio avere qua il giocatore del Bruges, Charles de Ketelaere. Ma ho visto la rete ieri sera dell'olandese, giocava nell'Olanda, Lang contro il Galles. Una rete da far impazzire San Siro. Una finta, doppia finta, tiro imparabile. Quindi anche questo Lang, che io pospongo in maniera, dicevo, irrazionale, epidermica, al buon De Ketelaere, mi dà proprio l'impressione che sia un campione. Forse qualche sua affermazione un pochino da guascone, qualche sua affermazione forte sua e della gente, qualche voce che ha fatto trapelare o che è trapelata, mi hanno fatto preferire, mi hanno messo un po' fuori pista e mi hanno fatto preferire, ripeto, in maniera epidermica, De Ketelaere, che mi sembra un ragazzo serio, parla poco, rispetto a Lang. C'è da dire che Lang, l'altro dubbio, l'altro scetticismo, ieri ha fatto un gol da centravanti, era in mezzo, era appena sulla linea dell'area di rigore, ma in posizione abbastanza centrale. Però mi dicono che sia sempre stato impiegato sulla sinistra, posizione dove il Milan ha ben messo le due pedine, Leao e Rebic. Magari Lang fosse un giocatore da inserire a destra, dove il Milan deve sempre cercare di trovare figure per potenziare questo ruolo. Dunque, De Ketelaere ha giocato ieri una piccola parte nel Belgio, ma anche Lang ieri ha strabiliato con un grandissimo gol. Sono tutti nomi. È una campagna acquisti questa che mi piace. È una campagna acquisti che non va a cercare grandi nomi, diciamo, di partenza, grandi campioni affermatissimi, magari un po' non vecchi, ma un po' su con l'età. Preferisco, e della linea del Milan, andare a pescare i Lang, i De Ketelaere, i Renato Sanchez, che è relativamente giovane, questo è un campione già affermato, oppure l'altro Sven Botman, che ha 20 anni, quindi un altro giocatore che ha tutto da imparare con grandi margini. Continua questa linea del Milan ed è una linea che penso ci piaccia, è una linea che ci affascina, è una linea che ci vuole stupire, è una linea che stupisce non i dirigenti, stupisce magari noi, ma soprattutto stupisce le altre squadre. Idee chiare, puntare, seguirli, andare e cercare di chiudere le trattative. Milan con i suoi ritmi. Abbiamo imparato che il Milan ha un ritmo guardiolesco, palla che continua a girare da un giocatore all'altro, e più che un ritmo, voglio dire, intenso e ossessivo. Preferisce questo ritmo anche nella campagna acquisti. Maldini e Massara sanno lavorare e speriamo che adesso, come dicevo, vengano accelerate le operazioni in maniera da dare a Pioli. Ormai tra quanto manca, oggi
è il 15, 22, 29, è praticamente 3 settimane circa per partire con la nuova stagione. Sembra ieri che festeggiavamo lo scudetto a Reggio Emilia e già dobbiamo pensare a dare a Pioli dei giocatori importanti e dei giocatori sui quali costruire, divertirsi e divertire. Sono tutti giocatori, anche Origi, siamo curiosi di vederlo dal primo minuto, come eravamo curiosi con Giroud, che aveva giocato poco dal primo minuto. Abbiamo voglia di vedere dal vivo in maglia rossonera Renato Sanchez, abbiamo voglia di ammirare Sven Botman, che con Kalulu, Tomori, Kjær e Gabbia forma una cerniera che è affascinante. Affascinante, è un bel giocatore mancino Botman, un giocatore sul quale non vedevo gli occhi quando parlavo con qualcuno del Milan, ma gli sicuramente brillavano quando pensavano a Botman, che mi ha sempre detto fortissimo. Poi adesso entro il 22, ho qua il mio calendario, quindi entro mercoledì bisognerà capire che cosa si voglia fare con Messias e Florenzi. Su Florenzi credo che non ci siano assolutamente dubbi. Su Messias il Milan cercherà di prenderlo, se ritiene opportuno non lasciarlo a Crotone, che purtroppo per la squadra calabrese è in Serie C, poi che lo possa rivendere al Monza, io questo non lo so e non lo immagino. Vedremo il Milan che intanto dovrà chiudere queste operazioni. C'è la notizia di ieri, riportata dai colleghi di Sky, da Gianluca Di Marzio, che sembra che veda Caldara in direzione Empoli. Speriamo che da lì, se dovesse andare il buon Caldara, Milan possa portare a casa del denaro, come servirà il denaro di Auge, altro denaro che il Milan potrà reinvestire sul mercato. Vedremo la situazione di Castiglieco, vedremo poi, ripeto, oltre Caldara, se ci saranno ci sarà qualche richiesta su Ballotore, per esempio, ma mi sembra di aver letto che Maldini e Ricky Massara non hanno nessuna intenzione di privarsi di Ballotore. Insomma, questa è la situazione in questo momento. I nomi sono sempre gli stessi. Il Milan non inventa nulla. Ogni tanto esce, non si sa perché, la voce di Scamacca, smentita, rismentita, trismentita, quadrismentita, eppure ogni tanto viene fuori che al Milan piace Scamacca. Abbiamo già detto che 40 milioni che il Milan vuole mettere su Botman, vuole eventualmente mettere su De Ketelaere, non ci sono per la punta, ma perché il Milan deve andare a prendere Scamacca, che ha già Origi, che ha già Giroud? Magari il prossimo anno, se sarà ancora sul mercato, visto il campionato magari di Origi o di Giroud. Ah, deve arrivare anche Ibra, per quale motivo dobbiamo spendere 40, perché poi ce lo deve essere a un buon prezzo, 40 milioni che legittimamente il Sassuolo chiede, ma che legittimamente il Milan magari ritiene troppo alto, e quindi ogni tanto viene fuori la voce Scamacca. Allora, signori, Scamacca, ha senso, ogni tanto vengono queste voci, il centravanti il Milan non lo prende, dopo Origi c'è Giroud, a gennaio speriamo Ibra, e c'è Rebic. Non spendiamo 40 milioni per Scamacca, perché vorrebbe dire avere una campagna di rafforzamento di 150 milioni, perché se prendi De Ketelaere 40, Botman 30, diciamo pure De Ketelaere 30, Botman 30 60, 15 Sanchez, diventano 75, poi cosa facciamo? Troviamo un altro 40 per Zaniolo e un altro 40 per Scamacca, sciambola. Ma è un Milan, questo qua poi ci si sveglia e torniamo alla realtà di un Milan sostenibile che ha già individuato dove tentare di mettere il denaro per acquisire i giocatori, non per Scamacca, che ripeto, non ho assolutamente nulla contro Scamacca, ma non è un obiettivo di mercato. Tutto qua. Nessuno dice che Scamacca non sia un buon giocatore, ma non è un obiettivo di mercato. Punto, stop. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.